Cosa importa se ti amo, se tu mi hai smesso di amare? Un amore che è finito è inutile da ricordare. Ti ho illuminato la vita moltissimo tempo fa. Adesso sono il passato, è questa la verità. Io rappresento il passato. L'oggetto della conversazione di stasera è raccontare delle storie sentimentali, storie d'amore. In particolare Boleros. Bolero come terapia. E quindi l'ambiente è giusto, il numero di persone sono quelle che si trovano a volte anche nei paesi del Sud America, nei paesi ispanofoni, che si chiamano Casa del Bolero, Dos Gardenias, che è il titolo di una famosa canzone, Rincon del Bolero, El Gato Tuerto, questi luoghi qua dove si incontrano i cantanti di boleros. Il bolero cos'è? Per chi non lo sapesse, è la canzone sentimentale sudamericana, quella canzone che dagli anni 20 del Novecento fino anche adesso, ma in particolare con grande fulgore negli anni 30, 40, 50, 60, ha raccontato, mi diceva un amico colombiano, Umberto Dorado, un bravissimo attore, nonché scrittore e uomo di mondo, ha raccontato i fatti sentimentali dell'intero popolo che parla spagnolo, sudamericano e spagnolo. E lui diceva che il bolero è una forma di terapia, una specie di psicoterapia per tutto il Sud America, in particolare per il Sud America, perché essendo un vastissimo continente poco alfabetizzato, gente che negli anni 20, 30, 40, 50 non sapeva particolarmente, diciamo, leggere, informarsi, andare da uno psicologo, leggere riviste specializzate, libri e quant'altro, trovava nella canzone, e nella canzone che trattava incidenti sentimentali, cioè cose serie, problemi di inceppo, di dolore dell'anima relativamente alle relazioni di amore e disamore che si hanno, in famiglia, fuori, nel matrimonio, negli amori, in questo subbuglio dei sentimenti, non trovava magari delle risposte. E allora le canzoni che il bolerista arriva col suo carico di 500 testi che parlano di problemi d'amore, in genere risolti, di dolori, danno forma a questi dolori, a questo giardino di infiniti dolori, quando arriva il bolerista nel paese perduto sulle Ande o nella profondità della Pampa Argentina oppure in Guatemala o in Messico, riesce a far parlare, dà forma ai tormenti di un uditorio di persone che magari non saprebbero farlo diversamente. In questo senso anche di terapeutico. Questo amor selvaggio che mi riempie il cuore, tenerezza e coraggio, come se fossi pazzo, pazzo solo di te. Questo amor selvaggio, quest'ansia forte e pazza di averti tra le braccia, mordere la tua bocca con desesperazione. E lottai per scordarti, vincere il mio destino, ma caddi nell'abisso della fatalità. Questo amor selvaggio che mi darà la morte, però che me ne importa se tornerò ad amarti lasso nell'aldilà. Che nel luogo in Sud America dove canta il bolerista ci siano, sappia lui che ci sono persone che amano senza poterlo dire, perché è proibito, perché è censurato, perché è vietato. Allo stesso tempo però quel bacio, quell'amore è la cosa che, pur essendo proibita, vietata, censurata, ti dà l'energia per vivere, per sognare, per desiderare. Però è il bacio che non si potrà mai rendere pubblico, perché, capito, fuori da questo luogo e da questo pensiero che dedichi all'altra persona amata, fuori da questo luogo quel bacio sarà rinnegato. Sono quel vizio, quel piacere che non puoi più disimparare, frutto proibito, e quella febbre dentro te che ti divora.
lavora anche se tu sai che è proibito. Sono la notte di piacere che non potevi immaginare, il tuo castigo, perché ogni volta rivedrai in ogni bacio che darai il tuo nemico. Sono il peccato che può dare nuove illusioni a un nuovo amore, frutto proibito è l'avventura che ti appare per aiutarti a continuare il tuo cammino. Sono quel bacio che si dà e che nessuno mai saprà, sono quel nome che tu mai fuori di qui pronuncerai, l'amore che rinnegherai in nome della dignità, frutto proibito.